Ciao ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video. Io sono Fabrizio e quest'oggi voglio raccontarvi purtroppo le mie disavventure di fine anno. Andrea, il nostro amico che ormai conoscete tutti, è venuto a trovarmi come programmato nei mesi scorsi e non solo per passare dei buonissimi momenti insieme a me e alla mia famiglia, ma anche per, visto l'occasione, poter discutere e fare dei video, insomma, per quanto riguarda la simulazione. Purtroppo non è stato il caso perché mi sono praticamente ammalato la settimana scorsa con 40 di febbre, un'influenza veramente che mi ha inchiodato a letto e che purtroppo mi ha condizionato un po' la vita in questi giorni in cui era Andrea presente e ha un po' molto rovinato le ferie di Andrea e della sua compagna. Purtroppo sono cose che non si possono programmare, che non si controllano e in più io non solo ho avuto l'influenza, ma si è anche trasformato in una rara forma di bronchite, non so se sentite la mia voce. E quindi di conseguenza, ragazzi, il 2018 per me comincia male in termini di salute. Spero che possa migliorare. Però, anche se i programmi sono sfumati, siamo riusciti a fare comunque qualcosina. Spero che possiate apprezzare il video. Quindi vi lascio la visione. Bene, siamo con Andrea quest'oggi, che è venuto a trovarmi in Francia. Sapete che siamo amici da tanto tempo ormai e sta provando. Da ormai ieri sera l'HTC Non sono mai schiodato. non si è mai schiodato. Pur essendo un gran criticone dell'affare della Vive, Andrea mi chiede costantemente di provare, di testare. Allora, ho qualche immagine di ieri sera, dei primi test, dopo aver un po', diciamo, non abusato dell'alcol, però sapete che la sickness motion è sempre fuori. Dietro la porta e quindi ieri abbiamo avuto un po' di difficoltà entrambi dopo aver mangiato come dei suini tutti e due. Le prime impressioni di Andrea mentre sta testando in questo momento Raceroom sono state positive per quanto riguarda l'immersività che dà questo casco di realtà virtuale, però lascio dire direttamente ad Andrea cosa pensa realmente di questo casco di HTC Vive rispetto a quelle che sono le sue personali sensazioni mentre guida, che è un po' complicato. Allora, cosa mi piace? Scusa la parola. Mi piace che sono, in questo momento sono dentro a Mercedes MG GT3 e sono proprio dentro. Mi viene da dire cazzo, scusate, perché è veramente impressionante. Sto guidando una macchina. Sembra strano, ma sto guidando una macchina. Ecco, purtroppo noi non vedremo all'interno perché Raceroom con l'ultimo aggiornamento lo specchio di visualizzazione non ci consente di vedere quello che vede Andrea, non importa, quello che ci interessa è che lui personalmente ci racconti le emozioni che sta provando e. Allora, grazie anche alla postazione di Fabrizio che ti dà la sensazione anche al sedere di quello che stai facendo, le parole, sento tutto. Sei veramente in macchina. Poi dopo dobbiamo parlare del discorso disturbi, sì, un po' ce li ho, però è talmente tanto bello che guarda, ci sto anche a soffrire. Quindi mi stai dicendo che tutto quello che mi hai detto ieri alla fine si concretizza in sì, ci sono dei problemi, ma si dimenticano subito. Sì, si dimenticano subito perché se ti sei veramente immerso dentro, no? L'unica pecca che ti dicevo anche ieri, il discorso della pixelatura che cioè, per me è tanta. Poi dopo, quando sei in bagarre con la macchina davanti, così non ci fai caso, però sinceramente quando sei da solo lo noti. Però veramente, cioè anche la pista, adesso sono a Red Bull Ring e i saliscendi figa li vedi. Cioè, dà proprio la sensazione di essere su in pista.
Proprio è una cosa che non è piatta. Scusami Andrea, ti interrompo. Dovete sapere, ragazzi, che gli sto facendo provare simulazione, ovviamente, perché è il nostro mondo, come lo dico sempre. Però non ho ancora testato i giochi che sono effettivamente nati, cioè nativi della realtà virtuale. Ho giusto fatto provare un'esperienza, diciamo, sotto il mare su un relitto alla sua compagna. Se riusciamo a mettere solo il video di come, della reazione, riuscirete a capire le sensazioni che dà questo casco di realtà virtuale. Tranquilla, è virtuale. Stai bene? Cacchio, mi stai girando intorno, però. Minchia. Non so, mi dai una zampata. No, cioè, sei allucinante, ragazzi. No, è realissimo. Porca puttana. No, è troppo reale. Vuoi farlo, Andrea? No? Allora? È bellissimo. Fermo. Cioè, è proprio reale. Impressionante. Ma voi cosa avete visto? Quello che hai visto tu, però è diverso. Minchia, No! ti sei accasciata. Ma te credo, c'avevo la coda qua! Scusa, ho detto mi. Ma tu cosa stai facendo? Stai filmando ancora? No, ma dai, è troppo reale, è allucinante. Tornando però nel nostro mondo, adesso in questi giorni cercherò di capire insieme ad Andrea se la mia teoria che andare con casco di realtà virtuale ti fa andare più veloce, ma quello che ci interessa di più è realmente così più divertente che uno schermo tradizionale e che è di un triplo screen, perché questa mattina c'era una discussione un po' accesa tra i due. No, ma io voglio il triplo screen perché secondo me intanto vediamo Andrea alla fine. Tirando le somme, cosa succederà? Beh, ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Se è il caso, lasciate un like, un commento se volete. E se non l'avete già fatto, iscrivetevi, tanto è gratuito. Ci vediamo al prossimo video. Da Fabris è tutto. Ciao e grazie per avermi seguito.